Noi volevamo fare questo video bene. Ci abbiamo provato. Nero doveva partire alle 3:40, giusto? Sì. È stato posticipato fino alle 6:40. Se tutto va bene, queste sono le previsioni. Esatto, dei tecnici. Perché qualcosa non va nell'aereo. Boh, problemi minori dicono, quindi niente di cui preoccuparsi, però. Però che palle. Adesso dobbiamo chiamare l'hotel per avvisarli che arriveremo lì tardi, che ancora non ci cancellino la camera. Però, dato positivo, ci hanno dato dei buoni pasti, ne abbiamo preso questi, molto belli, molto buoni. E cose da mangiare, ovviamente. Con panini. Meglio di niente. Sì. Finalmente arrivate dopo 25 ore di viaggio. Oh, ce l'abbiamo fatta. Da dove iniziamo? Quindi partiti da casa, sì, alle 5 del mattino più o meno. Arrivato starnuto. Arrivati in stazione del treno a Trieste, 5:20 più o meno. Sì. Il treno ce l'avevamo alle 6:08 minuti. Tempo di arrivare fino a Milano doveva arrivare alle 10:10. Sì, a Milano Rofiera era la fermata. Ma per via di soliti ritardi in Italia, lavori, in stazione, siamo arrivati con mezz'ora di ritardo. Abbiamo preso il treno che da Rofiera andava a Gallarate. Perché noi abbiamo fatto un giro della Madonna per arrivare a Malpensa. Sì, ma abbiamo risparmiato soldi perché da Trieste a Rofiera il biglietto del treno costava 50 euro. Per tutti e due. Sì, quindi 25 euro a testa. Da Rofiera a Gallarate, da cui poi parte un pullman che ti porta all'aeroporto, il treno costava 3,30 euro a testa. Se no c'era anche tipo il Frecciarossa diretto da Rofiera a Milano all'aeroporto. Malpensa Express. Sì, però costava di più, tipo 15 euro a, 13, a tratta. 15 euro, sì. Invece noi abbiamo speso 3,30 euro più 2,20 euro che abbiamo pagato appena saliti sul pullman a Gallarate. Non c'era nessuno tipo come noi, infatti avevamo paura che non arrivasse, impanicati, oddio arriviamo tardi anche. Comunque, se fossimo arrivati tardi probabilmente saremmo arrivati comunque a New York, perché il nostro volo è ritardato di 4 ore? Quasi 4 ore, 3 ore e 50 minuti. Che doveva partire alle 3:40 il nostro aereo da Milano. Invece con Emirates, tra parentesi, con Emirates, e alle 3:20, 3:10, 3:15, boh, più o meno quello là, c'è stata una comunicazione che hanno detto: per problemi tecnici ci sta un ritardo dell'aereo, vi comunicheremo qualcosa alle 3:40. Cioè l'ora di partenza in teoria. Alle 3:40 hanno detto la stessa cosa dicendo che ci daranno altre comunicazioni alle 4:40. Alle 4:30. Alle 4:30, giusto. Alle 4:30 ci hanno detto che probabilmente l'aereo partirà alle 6:40. Quindi di arrivare lì per fare l'onboarding, sì, come si dice? Sì, sì, va bene. E alle 6. Arrivati lì alle 6, c'è scritto che l'aereo partirà alle 7:30. Quindi stasera devo credere? Partiremo? Partiremo? Sì, domanda? Sì, esatto. Alle fine siamo partiti, per fortuna. Alle 7:40, boh, insomma. Sì. Quindi anziché arrivare qui per le 9:10, in albergo proprio. Sì, esatto. Siamo arrivati a 14:20. Mamma mia, mezzanotte e mezza. Mezzanotte e tre quarti?
Oddio, e... se c'è in Italia sono le 6 e tre quarti. Noi siamo stati in viaggio per più o meno 25 ore. Già. Noi in tutto, tra anche compreso il ritorno, come viaggi, trasporti e dormire, spendiamo più o meno 1500 euro. In due. Perché l'aereo l'abbiamo pagato 360 euro. Con Emirates diretto, lasciate perdere il casino che è successo. Sì, esatto. Però un prezzo fantastico. Treno, andata e ritorno, più o meno 110 euro, 115, 120. Sì, esatto. La MetroCard settimanale costa 32 dollari. Esatto. Che sono in euro 28 euro e 15 centesimi, se non sbaglio. Sì, boh, però col cambio in questo momento, sì. Magari con qualche tassa della carta, boh, vedremo. Poi l'albergo l'abbiamo pagato 751 euro. L'abbiamo pagato. Ah, ti è arrivato. Sì, per fuoco. Dovete stare attenti quando prenotate gli hotel, soprattutto su Booking a New York. Ok, però su Booking era precisato che era in più. C'è una tassa non inclusa nel prezzo di Booking o di qualsiasi altra cosa sia, probabilmente, che è quella tipo come se fosse una tariffa speciale, dove è compresa la palestra, l'internet, che noi abbiamo pagato 750 perché non c'era questa tassa. Con la tassa avremmo pagato intorno ai 900-1000. Sì, vero. Tornando al discorso incubo Emirates di oggi, sì. Vedremo di farci rimborsare con qualche compagnia online, perché sennò è veramente difficile farlo da soli. No, infatti riguardiamo il video di Franza, sì. Che non mi ricordo. Grazie Franza. Poi vi aggiorneremo, sì. se avremo un rimborso. Se tu sei stato puntuale però, perché se arrivi in ritardo al gate non ti rimborsano, giustamente. Abbiamo fatto room tour. No. Room tour! Si entra e c'è questo bellissimo letto storto. Noi, con un lavello, asciugamani. Qua c'è la doccia. E parte siamo da qua. C'è la doccia e il bagno. Sì. Che non è questa. È questa. Ok. Qua il bagnetto. E qua c'è la doccia. Dove? Guarda, non l'ho neanche vista. Oddio. Piano. Dei cassettoni tipo. Sì. Vediamo la vista. Su una strada. E noi che facciamo? Boh, vi aggiorniamo tra poco. Il da farsi sarà questo. Doccia. Nonne. Buonanotte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!